Momento particolare nel contesto di queste celebrazioni in onore di San Bartolomeo che vi ricordo continuano domani con Mario Venuti accompagnato da Carmelo Travia, si concludono il giorno 24 con Arisa che sarà preceduta da Cristina Verardini e dal gruppo dei Malarrazza e ovviamente 30 minuti dopo la mezzanotte gli immancabili bellissimi giochi d'artificio. Dicevo, è un momento particolare che voglio condividere con due persone. Intanto con l'assessore Federica Masella, assessore allo sport e spettacolo del Comune di Lipari. Vi facciamo un applauso? Credo che la dottoressa Masella, così come tutta l'amministrazione comunale, meriti un grossissimo applauso per aver riportato San Bartolo ad un certo livello, per aver riempito di nuovo questa piazza e per aver suscitato, dico io, di nuovo quella voglia di stare insieme, di cooperare, perché l'amministrazione ha messo la sua, però il comitato, che io poi ho detto comitato relativamente, assessore, ha fatto tutto il resto. Nonostante tutto ce l'abbiamo fatta, avete visto, ci sono 5 serate bellissime, organizzate molto bene, è stato un lavoro di squadra, bello, grazie ai nostri sponsor che ci hanno aiutato finanziandoci una buona parte, il comune che ci regalerà i fuochi d'artificio e poi soprattutto questo gruppo, questa squadra di ragazzi che ha coordinato e organizzato tutto. Grazie a tutti voi soprattutto che avete partecipato, in mille modi, grazie. Possiamo fare un bilancio di questa manifestazione a metà strada, è decisamente positivo, no? Decisamente sì, direi. Cosa ne pensate? Cosa ne pensate di queste tre serate? Vediamo, sentiamo attraverso un applauso. Beh, direi che allora ci siamo. Vediamo un poco più forte. Va bene così. E allora, questo è un momento particolare, ho invitato qui l'assessore perché l'amministrazione comunale di Lipari vuole ricordare con una targa, che vuole essere intanto che un pensiero, nei confronti di un imprenditore oleano scomparso recentemente, il dottor Bartolo Bunafò, un imprenditore che oltre a distinguersi, potete applaudire se volete, se lo merita. Dicevo io, un imprenditore che oltre a distinguersi per le spiccate capacità imprenditoriali è stato sempre vicino a sostegno delle iniziative che riguardano la collettività eoliana. A consegnare la targa al figlio di Bartolo Bunafò, Livio, eccolo qui, che prosegue per lungo la strada percorsa dal padre, la targa l'assessore la consegna a Livio. Livio, questo è un pensiero da parte dell'amministrazione. Accoglilo come un ricordo che abbiamo di tuo padre, un ricordo piacevole, un ricordo felice di una persona che ha dato lavoro a quest'isola ma ha dato anche la possibilità ai giovani di divertirsi. Vuoi dire qualcosa e vuoi aggiungere? Non sono abituato a stare sul palco, però voglio ringraziare tutti per questa targa e inoltre fare i complimenti a coloro che hanno organizzato queste bellissime serate qui a Marina Corta. Buon divertimento, buona serata e viva Lipari, viva le Eolie! Passaggio della targa, assessore, il bacio è d'obbligo. Grazie Livio, grazie assessore, grazie Bartolo Bunafò per tutto quello che ci hai dato e che ci continua a dare attraverso la famiglia, attraverso chi continua la tua attività. E adesso c'è un signore.